maschile e brevemente quel discorso tecnico a livello femminile nei lanci. Solamente eravamo piuttosto indietro, questa volta ne siamo usciti vincenti. Secondo posto di Chiara Rosa nel peso e un quarto posto di Clarissa Claretti nel martello, dunque confermano veramente che il settore lanci è in buona vita, è in buone mani e dunque può guardare avanti. 800 metri maschili, Ucraina con Alexander Osmolovic, Svezia con Mattias Klesson, Spagna con Miguel Quesada, Francia Jeff Lastenet, Grecia con Kostadinos Nakopoulos, Portogallo Fabio Gonçalves, Gran Bretagna Colin McCourt, Germania Sebastian Keiner, Russia con Stefan Poistogov, Polonia con Adam Kescott, Repubblica Ceca con Jakub Olusa, Italia Lukas Riffeser. E certamente l'italiano Riffeser è tra i migliori. È una gara difficile quella degli 800 metri, va interpretata, va saputa correre. Abbiamo visto ieri una delle nostre punte, proprio Kuzma, Lisa Kuzma, arrivare dietro, sesta, seppur con un tempo più che discreto, di poco sulle due minuti. Dunque ci affidiamo a Riffeser e dunque una gara equilibrata. Attenzione allo spagnolo Miguel Quesada, attenzione al polacco Adam Cizot e al ceco Jakub Olusa. E poi anche McCourt, Colin McCourt, il britannico, perché i britannici, seppur qui hanno un atleta piuttosto giovane, sono sempre terribili quando si parla di mezzo fondo veloce, come gli 800 metri. Riffeser ora è in quarta posizione, qualche spintone. Allora, ai 200 metri. La partenza è stata buona, buona non solo nel senso che non c'è stata falsa, ma anche perché Riffeser partiva dalla posizione all'estrema destra, dunque ha dovuto tagliare la curva per cercare di portarsi nelle posizioni che contano e ci è riuscito, quindi buona anche in questo senso. Ora staziona intorno alla quarta posizione, mentre davanti Jeff Lastenet sta facendo l'andatura e sta cercando di alzare il ritmo negli 800 metri. Qui siamo già al secondo giro, il gruppo si fa folto, attenzione a qualche spintone di troppo, la proiezione velocemente a Tilio Monetti. E ritmo piuttosto contenuto, 27,80 e 200, 54,99 e 400, Riffeser sono ancora tutti lì, dunque non esce un grande tempo, si corre sul filo di 1,47 e 1,48. Adesso sta provando ad uscire la Francia con Jeff Lastenet, vedete dietro però anche la Svezia che tiene il passo, Mattias Klesson, anche la Spagna in evidenza con Miguel Quesada. È rimasto imbottigliato del traffico invece il nostro Lukas Riffeser, sì, che adesso difficilmente avrà la possibilità di uscire. Siamo all'imboccatura del rettilineo finale, ancora Francia davanti a Spagna e poi sta risalendo la Gran Bretagna con Colin McCourt e la Spagna, il grande rush finale di Miguel Quesada. Va la Spagna al primo posto e poi c'è l'Ucraina e anche la Francia per le prime tre posizioni. Grande anche il recupero dell'ucraino Alexander Osmolovic nel finale, questo è il vincitore di giornata, Miguel Quesada. Allora avevamo detto Quesada non ci ha smentito, avevamo dato il tempo 1:47:66, sesto Riffeser che è chiuso attorno a 1:49, ha guadagnato qualche posizione nel finale, è rimasto chiuso. Perdonami se ti interrompo, grande progressione finale di Lukas Riffeser, ma proprio per questo rimane un po' di rammarico per essere rimasti imbottigliati in precedenza. E lui avrebbe voluto una gara un po' più veloce, ma non dipendeva da lui, e comunque è arrivata ancora in spinta cercando di dare il meglio. Rivediamo il frontale, e questo Miguel Quesada, un atleta del 79, 30 anni, 1:45:58, una spanna superiore a tutti sul piano del personale. La Spagna, grande esperienza, grande convinzione, e questo è stato ed è un grande atleta. Stavo sorridendo perché grande esultanza di Quesada, simpaticissimo. A proposito, piccola nota di cronaca, nelle dichiarazioni post gara, Libania Grenot, una delle vincitrici di giornata di ieri nei 400 metri per l'Italia, ha detto che non stava benissimo. Meno male, speriamo che quando sarà bene cosa farà. Comunque sta facendo una progressione importante, è scesa 51,16, 51,29 in precedenza, 51,76 all'inizio di stagione. Lei al primato italiano a 50,83 e sta proprio portando l'allenamento.